Oggi ragazzi, finalmente il grande giorno. Sì, infatti mi verranno a trovare i miei cuginetti e per la prima volta vedranno la mia nuova casa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi aspettiamo quei due mattacchioni di Manu e Ale che stanno arrivando. Vedranno la mia nuova casa per la prima volta, quindi mi raccomando, per questo nuovo incontro spolliciate come vichinghi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Io sto sudando tantissimo perché fuori ci sono tipo 40 gradi e ancora non ho né ventilatore e né aria condizionata nella nuova casa, quindi dovrò provvedere in questi giorni. Facciamo volare il cappello, apriamo il mio amico freezer, e adesso non è freezer quello di Dragon Ball di Goku, il mio freezer con i cornetti e le pizze surgelate, e poi abbiamo il ghiaccio! Una valida alternativa all'aria condizionata. Voi sapete benissimo che io soffro il caldo da morire. Sto arrivando! Ragazzi, sono qui! Un attimo, per favore! Buongiorno! Che bella cosa! Calma, calma ragazzi, Manu, non iniziare, eh! Manu, che fai? La sedia al draghi, l'hai preso per me, vero? No, non l'ho presa per te. Buono che la distruggi! No, 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 aspetta, aspetta! Oh. Che stai a fare? Il cacchio del draghi! Vai, tieni sotto, tieni la parte sotto! Ok, così. Apri, e dai! Ma devo essere io a farvi vedere la casa! Non iniziare a toccare la mia collezione di Harry Potter! Per favore, no! Oh! E stai buono! Ho un'idea! Ma inizia a fare uno scomparto segreto! No, quale scomparto segreto? Stai fermo, non toccare niente! Non è... Niente! No, no, vi prego, ragazzi! Allora, possiamo stabilire un contatto civile, per favore? No! No, quale no? Che bella casa! È proprio bella! Vabbè, ancora è tutta da completare, ragazzi! Non lo toccare che si sporca, l'ho dipinto io. Ma dai, non so fare niente tu. Come non so fare niente? Guarda che tutti i lavori ho fatto io da solo, eh. Non sottovalutate la mia bravura. Dino, secondo me se faccio così si apre il muro. Non si apre nessun muro, e basta col suo muro. Se c'è una libreria, che muro ci deve essere? Allora ragazzi, possiamo per favore prendere posto come si fa con le persone normali? Con gli ospiti vi posso offrire qualcosa? No, Vito, abbiamo già fatto da soli. Da voi un po' d'acqua? Ok, fate con comodo, come se foste a casa vostra. Come vedo vi siete adattati benissimo. Allora ragazzi, questo qui è il corridoio. Che c'è, Manu? No, 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 Manu, attenzione, spoilerone. Questa stanza non si può aprire perché lì dentro c'è il mio nuovo studio, che mostrerò soltanto quando sarà finito. Buttiamo laggiù! No, 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 allora andiamo via, per favore, da quella parte. L'ufficio! Avengers, vabbè. Che c'entra Avengers? È una scritta di Harry Potter. Per favore! No! 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 Ma no, no, su, dai! Ma cos'è che avete visto? La luna che va avanti, che gira! Eccola qui, questa è la mia nuova lampada. Guardate che bella! Questa è magica, ragazzi, vola! Che c'è, Manu? Cioè, ma che fai? È finta, non è una vera luna! La luna! E dai, Manu! Che bel piumone! Sì, questo qui... Dito, c'è Pinocchio! Pinocchio? No, ma questo non è Pinocchio, questo è Dobby! E lui è Harry? Sì, Harry Potter. Poi abbiamo Fierobecco, abbiamo Silente, abbiamo Piton, abbiamo la McGranite... Abbiamo Alessio! Alessio? Ma veramente Alessio non ha i capelli lunghi e la barba nera? Allora sei tu, quando avevi i capelli! Devi per forza ricordarmelo. Mannaggia. Che fai? Stai facendo cambiare colore alla mia luna? Che bello! Questa è la luna piena. Oh! Ah! È un topo! No. Dove vai? Sono una luna. Sei un satellite? Giri intorno al pianeta? Non è un pianeta, è una luna. Vabbè, stai fermo, altrimenti poi ti gira la testa. Lito, posso andare in bagno? Certo, tesoro, vai, accomodati. Ale, nel frattempo ti faccio vedere l'altra cameretta, ok? Vieni, seguimi da questa parte e gira a sinistra. Qual è la sinistra? Non lo so. Dai, smettila, è quella lì. All'interno abbiamo un'altra cameretta che ho impostato come, diciamo, armadio per le mie cianfrusaglie. Qui ci dormirò io quando verrò a dormire da te. No, no, qui tu non ci dormirai mai perché io non voglio nessuno e voglio stare da solo. Ti farò
la notte. È anche per questo che voglio stare solo. Perché c'è lo stendino? Te ne sei accorto? Allora ti spiego, perché in pratica non ho dove metterlo. Di conseguenza, quando c'è vento fuori in balcone, non lo posso lasciare, altrimenti vola. Quindi lo devo entrare e lo metto lì. Perché tu sei nei vestiti? Sai com'è, Ale? Quando vivi da solo cambiano parecchie cose. Non hai più la mamma che ti fa i piatti, che ti spolvera le cose, che ti piega i vestiti. Devi fare tutto da solo. Io non potrei mai fare una cosa del genere. Perché sei un fannullone, perché non vuoi fare niente. No, perché prima ero come te. Ma a proposito, dove è finito Manu? Sarà meglio andare a cercare. Manu? Come cavolo si è conciato? Posso sapere cosa stai facendo nella mia sedia comodissima, col mio succo di frutta, col mio cappello e con i miei occhiali? Dai, Vito, tanto io sono tranquillo qui. Sto bene. Fai come se fossi a casa tua. Ma questa è casa mia! Ti prendi il mio succo, le mie cose, cioè per carità, però potresti anche chiedere. No, dai, non ti arrabbiare, prendimi delle patatine. Veloce, per favore. Ho trovato queste, sono un po' piccanti, vanno bene lo stesso? Sì, vanno bene, parlo subito. Per favore, gentilmente, grazie, no, eh? Ora lasciami in pace, devo meditare mentre mangio. Devi meditare mentre mangi. Senti, siamo venuti qui per vedere la casa, non per farti mangiare. Quello lo potevamo fare dopo tutti insieme, facevamo una bella merenda, ma non è giusto che tu ti metti in disparte. No, la casa vedetela voi, io mangio. Guardate che faccia che c'ha, guardate. Che poi c'ha i miei occhiali e il mio cappello. Maledetto, mi frega sempre tutto. Guarda un po' come si tratta bene il re dei vichinghi. Televisione 4K, Netflix, Disney Plus, Amazon Video, a tutto. Adottami, per favore. Che poi perché nella carta il telecomando? Ah sì, ti spiego, siccome mi scoccia sempre pulire, lo lascio con tutta la pellicola. Così non si sporca. Mi fa vedere la stanzetta più piccola? Andiamo, dai. Prima tu te la spassavi qui e adesso vediamo la cameretta. Guardate come cambia la luce da una stanza all'altra, eh? Che te ne pare? Bella! Mira che spesso! Manco sei arrivato e già vuoi un regalo. Mi manca solo questo per finire la mia collezione. E va bene, prendilo pure. Grazie, cucetto, il mio cuore! Sì. Superman, voliamo insieme. Ma questo qua si inventa una macarena ogni volta che ci vediamo. C'è un delfino. No, posalo, posa il delfino. E non si tocca nemmeno il colonnello Paperella, quello è mio. A me non mi importa, il mio Superman. Superman, volare. È impazzito. Abbi cura del mio Superman, eh? Perché io ci tengo ai miei giocattoli. Tranquillo, con me sarà nelle buone mani. Sì. Dillo, Superman. Quello già se ne vuole scappare, quello. Non te ne andare, Superman. Non fare brutta figura. Sì. Sono tutti qui. Carletto, te lo ricordi, Carletto? Carletto, da quando non ci vediamo? Ti ricordi quella volta che siamo stati nella tana e abbiamo giocato a acchiapparello e non ti prendevo mai? Certo, come fai ad acchiapparlo? È un ranocchio, hai visto come corre? Non corre, salta. E ogni volta che lo stavo prendendo risalta e non lo prendevo mai. Certo, è più veloce. Tu sei una tartaruga, sei lentissimo. Mai dubitare di me. Oh, guarda la ruota! Se arriviamo a 20.000 like faremo un altro video con la ruota delle penitenze. Va bene, dai, ci sto. Ok, a 20.000 like un nuovo episodio con i miei cuginetti e la nostra ruota della sfortuna. E guarda, Manu, ho portato anche quelli lì che ci serviranno per fare le pancake art challenge. Sei contento? Sì! E poi dov'è il legno? Devo picconare. Stai fermo, basta, sono finiti gli episodi di Minecraft. No! Carletto, non ti preoccupare, stanno per andare via. Sì, lo so, stanno facendo impazzire anche me. Guarda come sono sudato. Come dici? Stiamo bene quando stiamo soli? Sì, lo so, lo so. Vito, è bellissima questa casa! Super bella! Ti piace? Sì! Quando dormiamo qui? Mai. Io nel letto nel grande, voi uno nel divano e uno nel lettino. Già si è fatto i conti, lui dorme nel letto nel grande e io dormo nel divano. Ma quando? Non voglio nessuno qui, voglio stare solo. Considerate che ogni volta che passiamo un'ora insieme io già impazzisco. Figuriamoci un'intera giornata, sarebbe qualcosa di veramente folle. È arrivato il momento di salutarci, quindi ve ne andate per oggi? Sì. Vito, grazie per il succo e per Superman. Di niente, non c'è di che. Comunque ragazzi, ci vediamo la prossima volta, no? Noi vi salutiamo e ce ne andiamo, a casa nostra c'è l'aria condizionata. Ciao Vito. Che belle frecciatine, eh. Ciao ragazzi, è stato un piacere. E noi no. Chiudi la porta. Bene cari
vichinghi, sono felice che i miei cugini finalmente hanno visto la mia nuova casa. Ovviamente verranno a trovarmi anche nei prossimi giorni, così faremo un sacco di video bellissimi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare come vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Cosa molto importante, ve lo dice anche Carletto, seguitemi su Instagram, mi raccomando, perché lì possiamo rimanere in contatto e postiamo sempre un sacco di storie bellissime, un sacco di foto bellissime e tutto bellissimo. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!